Ciao a tutti, vi do una bella notizia. Avete visto la busta? Allora, a Milano ha aperto un negozio NYX, fa parte della L'Oréal Italia, quindi dicono che sono sempre loro. Però il negozio è in Galleria Passerella 2. Questo è il telefono se volete chiamare. Si chiama L'Oréal, prima c'era la L'Oréal, però adesso c'è la NYX. Mi ha detto la commessa che ci saranno sempre loro e sono contenta perché la L'Oréal prima non c'aveva una mazza. Sono contenta perché questo è uno dei primi negozi in Italia della NYX. Come mi ha detto la commessa, dovrebbe aprire un negozio in Corso Buenos Aires, un altro della NYX. E come leggevo su Beautydea, forse la NYX verrà distribuita anche nei negozi della catena COIN, però finora non è ancora dato sapere niente di certo. È certo solamente che verrà inaugurato, non so quando, un nuovo negozio della NYX in corso Buenos Aires, sempre a Milano, quindi occhio gente. Allora, io sono contenta della NYX perché mi sono sempre piaciuti i loro colori strani di rossetto, veramente mi sono sempre piaciuti e quindi avevo voglia, ero veramente contentissima di questa nuova catena, anche perché diciamo non c'era niente, perlomeno a me il negozio della L'Oréal proprio non mi piaceva, non mi piacevano i prezzi, non mi piaceva la scelta, non mi piaceva niente. Invece adesso con la NYX devo dire che è tutta roba molto colorata, come piace a me, quindi ci andrò molto d'accordo. Il negozio, vi ripeto, è in Galleria Passerella 2. In pratica, se prendete la metro San Babila, se prendete la metro rossa, scendete a San Babila, potete entrare o da Corso Europa oppure prendendo Corso Vittorio Emanuele. E quando vedete il negozio della Nadine, sì, Nadine è scritto Nadine. Vi fermate e girate di là, perché quella è Galleria Passerella. Il negozio della NYX si trova accanto all'Accessorize. Infatti, in un altro video, come potete vedere, ho preso qualche cosa dall'Accessorize. E diciamo che quindi ne ho approfittato di fare tutte e due. Quello però che ho visitato di più è stato questo qua. Non ho preso tantissime cose, la spesa grossa la farò più in là. Però, allora, iniziamo con uno smalto. Di smalti non ce ne sono tanti, però diciamo, mi è piaciuto questo, come vedete. Con tutti i glitter oro che diciamo va benissimo per Natale. NNL68 Bois de Rousse Tumulteux, non so come si legge. Apriamo. È uno smalto a base trasparente con queste pagliuzze oro. Allora, io l'ho provato con la commessa perché diciamo volevo provare ad avere avere un'opinione visto che comunque il tester non c'era.
La prima passata non mi è piaciuta, però in negozio la seconda passata copriva tutta l'unghia e quindi questa è già una cosa molto buona. Adesso vi faccio vedere la seconda passata. Questa è la seconda passata, come vedete, ha coperto quasi tutto. Lascio asciugare e ci farò una terza passata. Secondo me la terza passata sarà ancora meglio perché già la seconda passata è ottima. Quindi la cosa buona di questo smalto qua, e ce ne sono altri simili, è che con questo la prima passata, ok, non è un granché, però la seconda passata già copre l'unghia. E io con la commessa avevo provato, la prima passata avevo messo questo, la seconda passata avevo messo un altro smalto però con i glitter tondi e poi ho ripassato questo sopra ed era venuto uno smalto fenomenale. E quindi penso che poi prenderò anche quell'altro smalto. Adesso farò la terza passata. La terza passata è una bomba. È una bomba la terza passata. Vedete, tutto coperto da delle pagliuzzette. È un'ottima nail art, facile e veloce per Natale. Cioè, non chiamiamola nail art, però è un'ottima soluzione per Natale e per il 31 se vogliamo essere scintillanti. E questo è l'unico smalto che ho preso. Anche perché volevo prendere gli smalti della Hopi. Adesso veniamo ai rossetti. Ne ho presi un sacco, tutti i colori strani. La cosa buona di questi, quando li aprite, è che li aprite da qua tranquillamente. Si arriva, la striscietta arriva fino a qua a staccarsi, quindi si stacca facilmente. Non è come certe confezioni dove per staccare la linguetta ti massacri l'unghia. E diciamo che mi piace anche questo. Vedete? Senza che mi sono massacrata l'unghia, certe volte per tirare fuori o le matite della pupa. Oppure le matite della L'Oreal, mi stavo massacrando l'unghia, già che ce l'ho massacrata per il lavoro. Allora, ho preso della linea Wicked Lippi, della NYX, il Will 02. Che sarebbe Wicked Lippi 02 o 02 si chiama Scandalous Scandal ed è questo verde. Poi sempre della linea Wicked Lippi. Ho preso il Willa 05 che si chiama Sinful Pêcheresse, come si dica non lo so, che è questo blu scurissimo. Vedete? Scurissimo. L'unica cosa che diciamo non mi è piaciuta del negozio è che non c'erano tutti i tester dei rossetti, però
Diciamo, c'era una figura sotto per ogni rossetto su come fosse il colore, perché purtroppo non c'erano tutti i tester. Poi ho preso lo 06. Che si chiama Stone Cold Fraud Com Freud Com Lapierre. Che è questo grigio. Quindi questo grigio mi lascia un po' a desiderare. Poi ho preso lo 09, che è sempre un verde scuro. Il primo era più verde smeraldo, questo è l'ultimo. È un verde molto più scuro. Poi il 12. Che è un altro di quelli come. Questo è un altro di quelli che non scrive tantissimo. L'ho dovuto ripassare un po' di volte, però questo qua, anche ripassato tante volte, non scrive bene. Quindi questo qua, lo 06 e il 12 non scrivono tanto bene, solo che lo 012 se lo ripassate avete comunque un buon risultato. Questo qua, lo 06 invece, non avete comunque un buon risultato. E io qua l'ho passato 4 volte, si vede, però non è un buonissimo risultato. Veniamo alla seconda tranche di rossetti. Ho preso quelli della linea Macaron Lippi. Ne ho presi tre. Allora, ho preso della linea Macaron Lippi. Ho preso lo 08. Mals 08, in pratica Macaron Lippi, Earl Grey. Che è questo azzurro molto carino. Lavender. Che è un lavanda. Vedete che bel colorino, molto bello. Visto la mia passione per il colore, ho preso anche i Color Mascara. Questo qua è il CM06 Mint Julek. Guardate che bel colorino. Molto bello, molto bello. Poi ho preso quello verde acido. Che è il CM04. Perfect Pair. Ok, questa confezione si è aperta per bene.
Vedete? Questi qua scrivono molto meglio degli altri, perché si vede il colore che viene rilasciato, si vede. Gli altri non è che si vede tanto il colore. Comunque c'erano un sacco di mascara. Poi ho preso quello rosa. A me piace molto il colore rosa. Il mio colore preferito è il blu. Però mi piacciono anche questi colori strani, mi piace il rosa mi piace soprattutto sugli occhi. Questo qua rosa si chiama CM Pink Perfect. Non vi preoccupate, ci sono anche i mascara neri, però per la mia passione per il colore io ho preso quelli là. Però ovviamente prenderò anche altra roba, più in là però. Prenderò anche altri rossetti, ho visto il rossetto bianco, voglio prendere quello bianco, voglio prendere quello rosa e ho visto anche altri colori. Solo che vabbè, alcuni pezzi mancavano. Perché purtroppo, vabbè, la gente va, li prende e ok. Però, diciamo, c'era veramente un bel po' di roba colorata. Non ho preso ancora nessun ombretto. Ho visto che hanno anche molto materiale per fare il contouring, ma veramente tanto. Tanti fard, terre, eccetera. Quindi credo che andrò anche per vedere questi altri prodotti. Ho visto un sacco di ombretti veramente molto belli. L'unica cosa è che però non so se possono essere usati anche da bagnati. Questo sinceramente dovrei chiederlo alle commesse. Intanto veniamo al fattore prezzo. Lo smalto 5,50. I Wicked Lippi 7,70. Lo stesso anche i Macaron Lippi 7,70, che diciamo è un buon prezzo per un rossetto. Anche i mascara colorati 7,70. E quindi diciamo questi sono i prezzi. Non hanno ancora la tessera, quindi la commessa non mi sapeva dire se si potesse fare la tessera più in là, perché non si sa se la faranno. Comunque diciamo che rimaniamo aggiornati. Non so neanche quando apriranno il negozio in Corso Buenos Aires, quindi diciamo che vediamo. E vediamo anche se ci sarà o meno la distribuzione al coin. Però io preferisco sempre andare in Galleria Passerella, che è una traversa di Corso Vittorio Emanuele. Quindi in pratica. In Corso Vittorio Emanuele, partendo, si arrivate alla fermata della metro rossa a Milano, che si chiama San Babila, che è la prima fermata dopo Duomo. In pratica trovate come primo negozio in Galleria Passerella, trovate la NYX. Poi, sempre sullo stesso lato, più in là trovate il Sephora e ancora più in là, sempre sullo stesso lato, trovate la Wycon. Quindi
quindi avete tre negozi. E invece dall'altro lato, sotto gli altri portici, sempre però in corso Vittorio Emanuele, trovate un altro negozio, la Kiko, che anche la Kiko ha fatto la tessera. Io infatti la tessera della Kiko me la sono scaricata andando sul sito. Diciamo, chi non può farlo, che non ha internet, basta che andate in un negozio Kiko con non con un telefonino normale, ma con uno smartphone, e loro poi vi fanno loro la tessera. Ovviamente andate con lo smartphone carico, perché sennò succede come è successo a me l'altra volta, che poi mi si è scaricato e non si è più potuto andare avanti. Comunque io mi sono fatta la tessera Kiko attraverso la rete internet a casa, e adesso non mi ricordo come ho fatto, dove sono andata, eccetera, però ho schiacciato il link che c'era sul sito della Kiko. Quindi magari se c'è ancora vi dico partite da lì. Ho fatto vedere la tessera che è uscita fuori, perché dopo che avete fatto tutto vi esce fuori una tessera in formato PDF, che in pratica schiacciate su quel collegamento e ve la salva su computer. E poi dopo da lì la stampate e la tagliate. Vedete che in pratica la tessera è così lunga da piegare a metà, con una parte con scritto Kiko Reward, ed è diciamo a sfondo rosso con la scritta Kiko Reward bianca, e di dietro c'è il codice. Io adesso ve la faccio vedere se riesco a trovarlo. Eccola qua, questa è la tessera Kiko. La piegate e dietro c'è il codice. E con questo codice loro vi possono fare lo sconto. Come ho letto sul sito Kiko, al primo acquisto avete 200 punti. E diciamo, più acquisti fate, eccetera, eccetera, e più diciamo avete punti. Più punti fate, se non mi sbaglio, anche lì 100-150 avete lo sconto di 10 euro. Se ricordo bene, però diciamo andatelo a vedere anche voi, non date tutto per scontato, perché magari mi ricordo anche male. Poi vi faccio vedere. Questa è la tessera della Wycon. Così diciamo vedete le tessere. Vi saluto, ciao a tutti.